Ciao a tutti, oggi sul canale di Guru Dog abbiamo Laura Conte. Ciao Laura, tutto bene? Ciao, grazie, buongiorno, sì, tutto bene. Bene. Laura è come prima cosa allevatrice di Border Collie, infatti l'abbiamo invitata soprattutto per parlare di questa splendida razza e conoscerla un po' meglio, ma è anche educatore cinofilo e istruttore di attività sportive. Inoltre, sta iniziando un bellissimo progetto, un metodo di lavoro basato sulla stimolazione sensoriale per i cuccioli, che ha chiamato Dog Guarder Experience. E insomma, un sacco di belle cose, belle novità. Iniziamo subito. Laura, cosa dici? Facciamo due chiacchiere di questa splendida razza insieme? Certo, Ok. sono Allora, abbiamo. pronta. Sei pronta? Tenti, via. Innanzitutto partiamo subito con la prima domanda che è: che cosa significa per te allevare border collie? Ok, allora, io parto sempre con una premessa dicendo appunto che per allevare seriamente un border collie bisogna avere passione e amore per la razza, conoscenza ovviamente e anche un briciolo di autocritica nei confronti dei propri soggetti. La selezione, secondo me, di ogni razza dovrebbe essere fondata su un allevamento che ne garantisca per prima cosa la salute. Quindi, prima di considerare qualsiasi altro criterio, dobbiamo avere dei riproduttori che siano sani. Per fare questo, all'interno della razza ci sono dei test specifici da andare a analizzare, comunque a fare dei test specifici sui genitori, sui riproduttori, della razza. La prima fra tutte è quella della displasia delle anche e dei gomiti. Senza quell'attestato dei genitori esenti da displasia, non possiamo pretendere poi di avere un cucciolo sano. Dovremmo quantomeno avere come criterio, appunto, questo test proprio di displasia dei due genitori. Ancora meglio sarebbe se ci fossero i test dei nonni e dei bisnonni. Ci sono dei database in Italia e l'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana che ci permette di andare a vedere nello specifico se quel soggetto è testato o meno per la displasia. Certo. Poi all'interno della razza ci sono determinate patologie che possono avere questi cani. Quindi esistono attraverso dei laboratori specifici veterinari che fanno dei test specifici per la razza. Si chiamano malattie genetiche ereditarie. Attraverso dei pacchetti considerati proprio combo per la razza si vanno ad analizzare se il cane è portatore, esente oppure affetto. Sarebbe l'ideale che in un accoppiamento almeno uno dei due genitori sia esente, ovviamente. Certo. Ok? Quindi Ok. questo preso atto che dobbiamo avere comunque un cane sano, poi per quanto riguarda la mia razza del cuore e il mio modo di allevare, guardo altre caratteristiche che sono l'attitudine al lavoro e quindi la collaborazione con l'essere umano, perché ricordiamoci che il Border Collie è un cane che ama e vuole collaborare con il proprio compagno umano, nasce come cane da pastore, per cui deve, diciamo, sottostare a quello che che il pastore dice. Senza obiettare più di tanto perché non deve essere troppo indipendente. Poi ovviamente non mi addentro nel discorso cane da pastore perché altrimenti diventa un discorso troppo lungo. Assolutamente. Comunque l'altro aspetto di cui io tengo in considerazione poi è il carattere, perché deve essere un carattere comunque equilibrato. Non deve avere aggressività, non deve essere estremamente no,
non deve essere, non avere poca tempra, ok? Quindi all'interno di la decisione di una determinata cucciolata, di una selezione, cerco di bilanciare sempre entrambi i soggetti. Certo. Okay? Quindi se dovessi avere, perché ovviamente capita, un cane che non è particolarmente temprato, magari non è resistente, giusto per dare una specifica di tempra, resistente agli stimoli aversivi, ok? Negativi, ok? Certo. Magari vado a compensare con il maschio che invece ha un carattere più forte e più resistente. Ok, perfetto. Poi, quindi, dimmi. Quindi, insomma, una selezione non solo a livello di salute e di DNA, ma anche proprio a livello caratteriale, perché, ok, è buona cosa avere un cane sano, ma anche un cane che sia in grado di convivere tutti i giorni con il proprio proprietario e di vivere nella realtà quotidiana che ci circonda oggi. Giusto, Laura? Certo. Sì, chiaro. Ovviamente anche per questo, come allevatore, come educatore, mi piace all'interno delle mie cucciolate stimolare il cucciolo e aumentare le competenze anche quando il cucciolo è ancora in allevamento o comunque ancora con la madre. Ed è per questo che ho studiato un metodo di lavoro che mi permetta di conoscere il cane il più possibile, il cucciolo il più possibile, per poi indirizzarlo alla famiglia migliore per lui. Più idonea. Questo, appunto, essendo educatore cinofilo e anche appassionata di alimentazione canina, e comunque attenta ai bisogni del cane, do a tutti i miei cani, cioè in allevamento, mangiano un cibo naturale, ok? Quindi non cibi industriali, ma comunque cibo di alta qualità. E allo stesso tempo anche nel cucciolo, sia durante lo svezzamento che comunque durante la gravidanza della mamma, viene seguita dall'accoppiamento, diciamo, fino alla consegna del cucciolo. E attraverso il metodo di lavoro che tu avevi anticipato nella presentazione, vado a stimolare il cucciolo attraverso, per esempio, il contatto, quindi con le carezze. Okay. E contatto-carezze durante proprio tutte le fasi di crescita del cucciolo. Poi attraverso il gusto, quindi tutti i sensi, giusto per spiegarti un po' che cosa consiste il programma di stimolazione, vengono, vado a stimolare tutti i sensi del cane a seconda della fase di crescita. Quindi, certo, per esempio, siccome il cucciolo dalla nascita ai 15 giorni non sente, non vede, io vado a stimolare quindi tatto e quindi contatto e olfatto. L'olfatto attraverso l'uso, per esempio, degli oli essenziali, quindi in cassaparto vengono inseriti degli oli, ovviamente con una grande diluizione, in modo che non diano fastidio né alla madre né al cucciolo, ma comunque io vado a dare al cane una stimolazione precoce, perché ovviamente non è in natura, è difficile trovare subito così degli odori a portata di mano. Certo, okay? Certo. Poi via via, nella fase successiva, quando il cucciolo incomincia a sentire e a vedere, inizio a inserire all'interno del contesto di crescita del cucciolo, la cassaparto, l'area, dei rumori. E quindi, mentre magari coccolo il cucciolo, si sente il suono del temporale piuttosto che del clacson della macchina. Questo per dare al cane comunque già delle esperienze che poi saranno utili nel momento in cui il cucciolo passa da casa mia a casa del nuovo proprietario.
Quindi, insomma, allevi seguendo tutte le fasi evolutive che sono fondamentali per avere poi un cane equilibrato. E questa è una... Esattamente. Una cosa fantastica da trovare in un allevatore. E, perché ricordiamo appunto che le fasi evolutive nel cucciolo sono essenziali e certe sono racchiuse veramente in pochi giorni, in quei pochi giorni è importante fare le cose giuste, diciamo, senza sovrastimolare o sottostimolare il cucciolo. Sì. Bene, Laura, ci hai un po' raccontato già come allevi, quindi passiamo alla domanda successiva che è, innanzitutto, raccontaci un po' le caratteristiche di questa razza e poi una domanda, secondo me, fatitica è: ma questa razza è adatta a tutti? Allora, partiamo con calma, prendendo una domanda alla volta, perché già elencare le caratteristiche di razza diventa ovviamente facciamoci un riassunto, perché sappiamo che il border collie ha un sacco di motivazioni e caratteristiche, però insomma cerchiamo di trovare quelle. No, devo dire che sono stata abbastanza sarò abbastanza riassuntiva riassuntiva, perché vabbè, io amo e adoro il border collie e non riesco a trovare un'altra razza che mi piaccia allo stesso modo. Tutte le volte dico sì, ma prenderò forse un altro cane e alla fine ricado sempre sulla stessa razza, quindi c'è un amore proprio incondizionato. E questo amore è dovuto al mio modo di vedere il cane, nel senso che per me il cane deve collaborare con l'essere umano. E quindi il border collie dovrebbe essere un cane estremamente docile, versatile e collaborativo con l'uomo. Ovviamente, come dicevo poc'anzi, è sempre stato selezionato per essere un cane da pastore, quindi aiutare il pastore alla conduzione del gregge, perché quindi deve avere un certo tipo di carattere, deve avere comunque una comunicazione visiva molto forte, perché deve incutere timore e rispetto nelle pecore, ok? Perché deve spostarle non fisicamente, quindi senza dare zampate o morsi, ma deve spostarle esclusivamente attraverso l'uso dello sguardo e delle sue posture. Ovviamente, secondo me, qualsiasi border collie dovrebbe essere portato almeno una volta nella vita per vedere comunque la reazione che ha sul gregge, sulle pecore. Nel momento in cui andiamo a vedere il tipo di reazione, quindi inizia a sfogare e a manifestare il suo istinto, ok? Vedremo un cane veramente appagato. Cioè, per me è bellissimo vedere un border collie sul gregge, cioè che lavora sul gregge. Poi ovviamente non abbiamo tutti la possibilità di avere un gregge vicino casa o in un posto dove poter portarlo, per cui l'ideale sarebbe quello di poter far sfogare questa incredibile attività e voglia di fare del border collie in attività sportive, ok? E qui mi collego al discorso della seconda domanda che mi hai fatto, cioè se la razza è adatta a tutti. Allora, io ti dico, è adatta a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e farsi travolgere dall'energia e dell'entusiasmo di questa razza. Non è una razza che potrei dire adatta a tutti, ovviamente, quindi solo una parte della popolazione può essere adatta a questa razza, ma come è giusto che sia, nel senso, certo, che chiaramente chi è amante del divano e delle piccole passeggiate è meglio che il cane un border collie non se lo prenda, però innanzitutto chi è adatto è chi ha voglia di fare, ha voglia di non annoiarsi mai, persone che vogliono prima il benessere del cane, questa secondo me è la prima cosa, prima della propria,
che abbiano voglia proprio di mettersi in gioco. E perché? Perché il Border Collie è un cane che ha voglia di fare, ha sempre voglia di fare e attenderà il giorno che potrà fare. Quindi, fermo restando che per me l'allevamento è comunque dare al cucciolo le competenze di saper aspettare il momento in cui si potrà fare, però comunque non possiamo prendere un Border Collie pensando che sia solo un cane da compagnia. Certo. O che sia solo un cane da portare fuori a fare una passeggiata o due al giorno. Non è tanto l'impegno fisico che è importante, quanto l'impegno mentale, perché ricordiamo che nasce come cane conduttore da fattoria, dove il cane lavora 8 ore al giorno come un cristiano, ok? Assolutamente, ma poi un'altra cosa importante secondo me di questa razza è anche la voglia di stare con il proprio cane, perché come dicevi prima è un cane che ha un'alta motivazione, un'alta motivazione collaborativa, giusto? Quindi anche la voglia di collaborare con il proprio proprietario, insomma, non che... Assolutamente sì, infatti una delle caratteristiche è l'estrema docilità e la collaboratività del cane di questa razza. Poi chiaramente bisogna vedere il soggetto, analizzare e vedere il cane in sé, perché poi ovviamente ogni linea, ogni selezione ha delle peculiarità diverse, però per il mio modo di allevare, cioè il Border Collie è un cane che vive per e con il proprietario. Certo. Il Border Collie adora compiacere il proprietario e il suo compagno umano, quindi per lui farà qualsiasi cosa, anzi a volte l'estrema docilità lo porta a fare anche cose che lui magari non farebbe. Bene. Ecco. Quindi dimmi, vai. prego. Ti dico un'altra cosa che secondo me è importante. Un Border Collie dovrebbe essere impegnato in qualche attività, che sia sportiva, lavorativa o comunque di collaborazione, pena che poi, questo è un po' un difetto, anche se poi magari li vediamo dopo, perché se non alleni la sua mente, se non fai qualche attività con il cane, il problema è che possano venire fuori delle derive comportamentali, cioè il cane che insegue le ombre, insegue le macchine, rincorre i bambini, insomma, per questo dico che non è adatto a tutti, perché se non viene sfogata la sua grande voglia di fare, può anche magari andare a autolesionarsi o ad avere altri tipi di problematiche. Insomma. Assolutamente. Quindi, Laura, mi viene da dire che tu i proprietari, i futuri proprietari, li selezioni con la lente di ingrandimento, giusto? Per i tuoi futuri cucci. Il lanternino. Esatto. Con il lanternino, diciamo che... la cosa più difficile per allevare seriamente, secondo me, è la scelta dei futuri proprietari del cane. Ok? Perché questo per me almeno implica di entrare in una grande famiglia, la famiglia Croce del Nord, che è composta da tante persone che amano i loro cani e che mettono i loro cani prima di qualsiasi altra cosa. E per fare questo, diciamo che la prima cosa è rispondere a un questionario che è pubblicato all'interno della mia pagina, del mio sito internet, alla quale rispondi essendo più sincero possibile, cioè una persona va a rispondere al questionario cercando di essere più sincero possibile, perché deve capire se lui è adatto al cane e non il contrario, ok? Certo. E poi ovviamente dopo un primo contatto telefonico si fissa un appuntamento conoscitivo e io mi baso poi sulle sensazioni, oltre a avere visto tutte le risposte del questionario, avergli già fatto comunque un minimo
di terzo grado, diciamo, vedo quello che mi dà la sensazione a pelle. Certo, assolutamente. Chiaramente le persone che magari già mi seguono su Facebook piuttosto che su internet già vedono e sanno il mio metodo di lavoro, quindi hanno già un'idea del tipo di cucciolo che vorrebbero piuttosto che quello che c'è in quella cucciolata. Però praticamente grazie al programma di stimolazione sensoriale io vado a conoscere ogni giorno le reazioni che il cucciolo ha nei confronti degli stimoli, e quando il cane ha 60-65 giorni ho già un quadro generale di com'è quel cucciolo lì. Certo. E quindi posso andarlo ad assegnare alla persona. Poi non sono inflessibile che dico se quel cane non mi piace a te non te lo do. Si va a valutare. Se non ci dovesse essere il cane giusto, gli dico di attendere la cucciolata successiva, oppure provare qualcun altro, perché non facendo tante cucciolate, cioè i cuccioli che nascono sono quelli. Certo. A me non piace dire che sono un allevatore, perché gli allevatori spesso hanno tante cucciolate, a me piace dire che faccio selezione, quindi in piccolo, e questa è un'altra caratteristica che ci piace. Bene, chiudiamo questa bella chiacchierata su questa razza facendoti una domanda proprio veloce: due caratteristiche negative e due caratteristiche positive dei border collie. Allora, adesso qua ti faccio una. Il border collie è un cane estremamente intelligente e sensibile. Pregio. Ma anche difetto, perché un cane estremamente intelligente e sensibile è un cane che comunque ti mette molto alla prova. In realtà ho fatto fatica a trovare dei difetti in questa razza. Ovviamente varia da soggetto a soggetto. Ci saranno cani che sono molto, e io uso sempre la parola estremamente, attivi, e quindi ti mettono in difficoltà anche dopo anni di esperienza. Ci sono cani estremamente testardi, ci sono cani estremamente docili. Bisogna vedere soggetto per soggetto. Ovviamente poi pregi e difetti non possiamo soltanto farli a carattere generale di tutta la razza, ma dobbiamo andare a vedere il soggetto che abbiamo a casa. Quello che io dico è: nel momento in cui decidi di acquistare, di portare a casa un cucciolo, mettiti in gioco e divertiti assolutamente. Niente, Laura, grazie mille per questa bellissima chiacchierata, abbiamo scoperto un po' di più di questa razza. Ovviamente io nella descrizione del video lascerò tutti i tuoi contatti, in modo che se vogliono conoscere meglio sia la tua selezione di razza, ovvero allevamento, ma anche questo bellissimo progetto sul giardino sensoriale che ora tu utilizzi per i cuccioli, ma sarà presto aperto a tutti, ti possano contattare, quindi troveranno sia il sito internet che la pagina di Instagram e anche di Facebook, quindi tutto per poterti conoscere meglio oltre a questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere averti qui, e ovviamente se avete domande scrivete anche nei commenti e sia io che Laura, insomma, vi risponderemo alquanto prima, ok? Grazie Laura, ciao, è stato bellissimo. Ciao, grazie. Ciao.